Andrà tutto bene, puntata numero 525, sono le 10.35 del 28 luglio 2021 dagli studi di Aracne TV Chiara Buccini, collegamento con noi Gruppo Atlante 2000, il presidente, l'architetto Daniele Bello e la componente, l'architetto Maria Grazia Canuto. Oggi, come ieri, parleremo dei progetti cinematografici del gruppo Atlante 2000. Architetto Bello, insomma, due film in cantiere al momento, La conquista dell'universo con il teletrasporto e l'idea dell'uomo, e un film sul romanzo anche filosofico, Il divino amore. Ci vuole un po' illustrare i contenuti di questi prodotti cinematografici che poi si rifanno ai suoi romanzi. Ecco, questo film che io proporrei sul teletrasporto si riferisce ad un romanzo di avventure che ho terminato di scrivere proprio in questi giorni. Perché ho scritto un romanzo fantascientifico? Ma perché tutto è fantascienza. Se pensiamo a quello che ha inventato e proposto Leonardo secoli fa, allora era fantascienza, oggi è diventata realtà. Ma noi viviamo continuamente nella fantascienza, perché se pensiamo al calcolo infinitesimale, calcolo integrale, per chi conosce la matematica, questa è fantascienza. Ancora adesso, io facendo la derivata di una funzione trovo un'area complicatissima, è una cosa eccezionale. E quest'area è determinata perfettamente. Noi non possiamo calcolarlo con i sistemi matematici elementari, con il calcolo infinitesimale. Questa è un miracolo dell'idea, ma ripeto, questo è il calcolo perfetto, non sbaglia mai. Ma poi, se pensiamo a un'altra realtà fantascientifica del secolo del primo Novecento, 1905, Lorentz, il fisico olandese Lorentz, ha ideato la teoria della relatività ideale, le trasformazioni del tempo e dello spazio. Anche questo, l'ho già detto altre volte, è eccezionale. Se io viaggio con un'astronave quasi alla velocità della luce per un anno, quando torno sulla Terra per me è passato un anno, ma per gli abitanti della Terra sono passati milioni di anni. Questa non è fantasia, è stato sperimentato, praticamente. E quindi, ripeto, noi viviamo nella fantascienza che è diventata realtà. Io ho trattato il tema del teletrasporto perché il teletrasporto, anche questo, è già realtà per il fotone e per gli atomi, ma lo diverrà anche per l'uomo nei prossimi anni, per cui l'uomo si potrà spostare da un punto all'altro della Terra e dell'universo istantaneamente. È una cosa eccezionale, veramente da fantascienza, però diverrà. È qualcosa da film, insomma, veramente. Architetto Bello, come pensate come gruppo Atlante 2000 poi di lavorare sulla diffusione e sulla realizzazione del film? Ecco, è evidente che qui noi dobbiamo trovare un produttore del film, no? Che intuisca naturalmente anche il profitto che può derivare da questo film. E quindi noi attualmente stiamo vedendo, anche con le nostre conoscenze, di ricercare un produttore e quindi un regista che possa, diciamo, produrre questo film. Ritengo che sia un notevole risultato, perché in questo studio, diciamo, sul teletrasporto, ci sono tutti i progetti del gruppo Atlante che sono stati attuati in quegli stati, quei mondi futuri e lontani e lontanissimi. E quindi in questo modo noi reclamizziamo ancora di più il nostro prodotto progettuale, che non è fantasioso, che è concreto, perché se è attuato concretamente nel nostro stato, ma in tutti gli stati, produrrà un progresso elevatissimo per l'intera umanità. Questa è una soddisfazione notevolissima che abbiamo per aver lavorato tanti anni, ma per vedere questi progetti attuati nei vari stati europei ed extraeuropei. Beh, insomma, abbiamo visto un lavoro lungo oltre 40 anni. Architetto Canuto, invece il film sul romanzo filosofico Il Divino Amore è un film particolare, filosofico, insomma, rispetto a progetti che riguardano i racconti sul teletrasporto. Certo, da sempre tutto ciò che ha trascinato l'uomo e l'ha spinto e spronato nella ricerca scientifica è stato proprio il cuore, l'amore. L'amore è stato l'elemento che ha sempre e da sempre, da quando è nato l'uomo, consentito di esplorare l'inesplorabile, di raggiungere l'irraggiungibile.
e di far diventare realtà ciò che è fantascienza, perché solo la forza e la prepotenza dell'amore riesce veramente a scavalcare tutte le vette e tutto l'impossibile. Per cui questo binomio tra teletrasporto e quindi tutto ciò che ha appena recitato il nostro grande architetto Belli, i 40 anni di grande lavoro del gruppo Atlante, non stanno altro che a significare che è un binario dove a un certo punto si incrociano e si intersecano tutte le varie vette fotoniche, perché tutto parte da un punto, la vita nasce da una goccia, la speranza nasce da un attimo, da un divenire, quindi tutto parte da un cuore e quindi il divino amore rappresentato in una logica come è stato ampiamente e egregiamente rappresentato dal nostro grande architetto Bello, non è altro che quella sfida che fa unire e congiungere fede, arte, creatività, ambiente, uomo, vita, speranza e scienza. E mi preme dire questo binomio dove prima erano delle strade divise che non si incontravano, non si incrociavano, perché ognuna parlava un unico linguaggio, un monologo. Oggi invece, grazie a questa progettualità elevatissima, possiamo trovare invece un dialogo, un tavolo rotondo e quindi non spigolature, angolature, ma rotondità e capacità e disponibilità al dialogo, al fine di poter veramente realizzare e dare un esempio al mondo aulico della grandezza italiana e dei grandi architetti e dei grandi geni e delle grandi personalità italiane, portando avanti la nostra tradizione che è grande, è notevole, ha radici profonde e profonde anche di orgoglio. E quindi il film potrà riuscirà sicuramente a narrare, a recitare tutto ciò che è difficile magari in letteratura far comprendere perché richiede uno sforzo, un sacrificio notevole, un investimento di tempo notevole. Invece il film potrà racchiudere in maniera anche simpatica e divertente tutto ciò che magari da un punto di vista letterario, scientifico e spirituale potrebbe essere difficile da Certo, comprendere. è con un linguaggio cinematografico, insomma, che riesce un po' tutto poi a rendere tutto più significativo. Io vi ringrazio per essere stati anche oggi con noi e averci parlato dei vostri progetti cinematografici. Ringrazio il presidente del gruppo Atlante 2000, l'architetto Daniele Bello e la componente, l'architetto Maria Grazia Canuto. Vi do appuntamento alla nostra ultima puntata per questo ciclo per quanto riguarda i progetti del gruppo Atlante 2000. Buona giornata.